Vittoria meritata per il Chieti contro il Nereto. Derby portato a casa dai neroverdi che si impongono per 2-0 con le reti di Fabrizi e Orlando. Al settimo minuto un cross attraversa l'area, ma Siracusa non sfrutta calciando alto. Al 34esimo ancora Chieti con Fabrizi, che viene servito in area e prova ad incrociare con un tiro raso terra, ma la palla esce di poco sfiorando il palo. Verso la fine del primo tempo, il Nereto prova una reazione con Boito, ma il tiro è centrale e debole e viene parato da Forti. Primo tempo che termina a reti inviolate. Inizio di secondo tempo scoppiettante, con il Chieti che al primo minuto passa in vantaggio. Fabrizi approfitta di una deviazione di Salvatori e in tap-in mette a segno la sua nona rete in stagione. Al sesto minuto proteste della squadra ospite per un probabile fallo di mano e subito dopo Fabrizi innesca un contropiede, sventato però dalla retroguardia del Nereto. Poco dopo l'allenatore del Nereto Del Grosso viene espulso dal direttore di gara per proteste. L'ottimo secondo tempo del Chieti viene confermato con il raddoppio dei neroverdi. Al 20esimo corner battuto da Pietrantonio, Orlando colpisce di testa e porta la sua squadra sul 2-0 con la sua prima rete in stagione. 7 minuti dopo, altra grande occasione del Chieti. Dopo una serie di scambi, Fabrizi colpisce a distanza ravvicinata, ma De Luca effettua un'ottima parata evitando la rete del 3-0. Il Nereto è sempre più in affanno. Alla mezz'ora, El Wasni spreca una ghiottissima occasione, dopo essersi liberato del difensore, calcia fuori e il risultato rimane sul 2-0. Al 35esimo, Ventola ci prova dalla distanza, ma la palla esce fuori di poco. Nei minuti restanti il Chieti continua a gestire ottimamente il risultato e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro mette fine all'ostilità. Il Chieti vince il derby conquistando 3 punti molto importanti ai fini della classifica. Siamo contenti, il regalo i ragazzi se lo sono fatto loro soprattutto, l'hanno fatto a tutti i tifosi ancora, alla società che adesso stiamo spingendo da questo punto di vista per cercare di uscire subito da queste zone di classifica, e la partita è andata così. Noi volevamo cercare di sbloccarla subito, perché il problema era sbloccarla, non tanto vincerla e basta. Quello che è successo all'inizio secondo tempo doveva succedere all'inizio partita, e devo dire che però abbiamo ragionato anche a livello di pazienza, che può sembrare pure un pochettino, da chi vede la partita, questo tipo di giro palla, di attenzione, però non vogliamo più sbagliare. E quindi siamo stati attenti a non rischiare quasi nulla e poi sbloccare la partita. Da quel momento in poi è andata in discesa, dai. Noi veniamo da Monte Giorgio, in quella settimana abbiamo fatto 7 punti, poi abbiamo fatto 2 sconfitte sanguinose, quella con Pineto e quella con Trastevere. Era già cominciato un po' il percorso da questo punto di vista, anche con i nuovi arrivi era già iniziato questo percorso. Adesso l'abbiamo potuto sistemare nella pausa di Natale, che è durata un mese, e quindi il lavoro, il frutto sta arrivando adesso. Pensare in grande non lo so, sicuramente domenica prossima andremo per cercare di vincere la partita, come è sempre stato, anche quando eravamo terz'ultimo, quart'ultimo. Voi lo sapete, io non ho mai detto che saremmo andati per un pareggio. Sapevamo della forza del Chieti, però in settimana ci siamo preparati bene. I primi 20 minuti eravamo un po' in difficoltà per capire un po' le uscite del Chieti, dopodiché ci siamo un po' compattati, abbiamo anche creato qualcosina. Purtroppo la classifica parla chiaro, noi veniamo da mesi e mesi di crisi, se così vogliamo definirla. Quello che ci rimane è la speranza, il cuore, ogni partita è cercare di accorciare questa amara classifica.